Celso Duca, e il suo condecente titolo dover essere della divina proporzione. Nel terzo luogo succede in fabbrica il corpo de otto vasi triangolari, detto octocedron. La natura, ministra della divinità, formando l'uomo, dispose il suo capo con tutte debite proporzioni, corrispondenti a tutte le altre parti del suo corpo. Seguita ora a chiarire come l'uno di questi cinque corpi essenziali, cioè regolari, l'uno sia contenuto dall'altro e quali sì e quali no e perché. Platone fu costretto le prelibate cinque forme regolari ai cinque corpi semplici attribuire, cioè alla terra, aere, acqua, fuoco, cielo, come diffusamente appare nel suo Timeo,